Ciao ragazzi, ebbene sì, sto per diventare papà. Negli ultimi mesi ci ho pensato tanto a come avrei fatto questo video, a come ve l'avrei detto. Permettetemi di fare questo. Hola amigos, sto in Mexico! Se vedem, se vedem! Ciao, ciao! Hola, hola! Ovviamente scherzo ragazzi, non vedo l'ora e sono veramente felicissimo. E questo per me è un video importante perché è un video tappa. Sapete, ho iniziato nel 2013 e sono cresciuto con voi, soprattutto come persona. Abbiamo fatto tanto, ci siamo tolte tante soddisfazioni. Mi sono sposato e adesso eccoci qua, che sarà sicuramente un grosso cambiamento nella mia vita. Non vedo l'ora. Quindi adesso, insieme a Ambra, la mamma, ho fatto tutto lei, io ho fatto poco e niente. Vi racconteremo un po' tutto e vi dico, è stato veramente emozionante registrare quel video, diventerà un po' rosso. Ve lo andiamo a raccontare, so che in tantissimi se lo aspettavano e spero che sarete contenti e felici di questa notizia. Io ragazzi sono veramente contentissimo, ma ve ne vogliamo parlare bene. Ed eccoli qua ragazzi, siete a casa nostra, ci siamo spostati, ma io direi di far entrare la madre, la genitrice. Addirittura la madre. Bella. Ma ammazza che panzona hai messo. Hai visto? Ci ho preso qualche chilo in questi mesi. Io pure. Guardate la sua e concentratevi sulla sua, perché la mia è meglio che non... Siamo vestiti di blu e di rosa, ma è stato un caso. Non l'abbiamo fatto apposta, anche se... Però il dubbio lo stiliamo comunque. C'è il dubbio, ragazzi. Ma non vi vogliamo spoilerare il sesso in questo video. Lo scoprirete più avanti, anche se noi è qualche mese che lo sappiamo da già. Da subito praticamente, sì. Perché abbiamo fatto il test genetico, quindi lo sappiamo. Lo sappiamo già, però io sono veramente contento, devo dire la verità. Anch'io. Vabbè, a parte a me ragazzi, maschio e femmina, andava, sarebbe andato bene tutto. Andato tutto. Ci tenevo a farvi sapere una cosa, lo stai scoprendo in questo modo. Tra l'altro, Ambra, che mese stai? Sto al sesto mese. Quindi ragazzi, siamo arrivati. Inoltrato. Se tutto va bene. Anzi, vorrei precisare una cosa, sto 2 settimane avanti alla Ferragni, eh. Ah quindi, sì, quindi... abbiamo influenzata noi, quindi, eh. Stavolta... abbiamo la precedenza. Primi. Hai fatto prima tu, Micio, fatto prima. Bravo. Però c'è un motivo per cui avete visto in tutti questi mesi un po' di mistero. Ambra è praticamente sparita dalle stories, dai canali, ma non per tenervelo nascosto, ma perché dovete sapere ragazzi che questi mesi sono stati bellissimi per un certo verso, ma sono stati veramente tosti. Peraltro è sempre stata una gravidanza a rischio, ma sicuramente Ambra ve ne parlerà meglio rispetto a me. E quindi ragazzi siamo andati incontro a delle cose che io non avrei mai immaginato di dover affrontare. Vorrei solo aprire una piccola parentesi, posso dire questa cosa? Vai. Sì, quando avevo 16 anni, no, stavo lì con l'asciugamanino super attento perché pensavo che, capito, te sbagli un attimo, boom, hai fatto. No, ve lo racconta meglio Ambra, perché dovete sapere che noi maschietti, cioè, facciamo tutto all'inizio, poi non facciamo più niente. È brutto dirlo. Sostanzialmente è così. Raga, io ho fatto quei pochi secondi, insomma, quel minutino lì, e io ho fatto e basta. È un po', ragazzi, è un po' come il matrimonio. Ma il marito ci sta, boh, lo sposo, lo sta, boh, non so. Come ragazzi, quando ho visto le foto del matrimonio ho fatto... Ma ci stavo pure io. Sì, vabbè ragazzi, sono stati mesi complicatissimi. Infatti io sono stata a riposo fino alla fine del quarto mese, completamente stesa a letto. Sì, dal giorno in cui l'ho saputo di essere incinta. Quindi siamo partiti proprio col botto. Diverse corse, anzi al pronto soccorso, tra cui una pesante, che non vi ragazzi staremo qua adesso a raccontare in questo video. Vi dico solo questo: vi è mai capitato di vivere un qualcosa, un evento e pensare no, sta cosa non me la scorderò mai? C'è successo. Magari quando passerà tutto io ve la racconterò, perché è una cosa che devo anch'io elaborare. Ancora adesso mi porto dietro. È una cosa che non ho superato, ma traumatizzato molto. Siamo rimasti molto spaventati, terrorizzati, anche scaramanti. Ci siamo diventati più dell'eccessivo. Questa cosa un po' grande mi ha portato ad un ricovero di una settimana ad agosto. Da quel momento in poi Ambra non l'avete più vista, perché è entrata proprio ufficialmente nella gravidanza a rischio. Quindi stessa a letto, non potevo fare nulla, con nulla intendo nulla. E quindi chi c'era a fare qualcosa? Io, ragazzi, ero diventato un cameriere. Per quello, scusate se ho scammato un po' di gente, non rispondevo al telefono. Vero. Ragazzi, guarda, su sta cosa, perché tanti amici mi hanno scritto in questo periodo, tipo, c'ho messaggi di luglio mai aperti. Ragazzi, scusate, voi su YouTube, sui social, vedete sempre una parte bella, gioiosa. Nel mio caso è la mia passione e il mio lavoro, quindi lo faccio sempre ben contento. Quando la telecamera si spenge e si spenge anche il computer e rimango io e ho la mia vita e ho mia moglie distesa con una cosa che non so se andrà bene, andrà male, soprattutto perché non so se ve l'abbiamo già detto, ma noi prima di arrivare a questo momento ci abbiamo provato per più di 2 anni. Per quello vi dicevo, pensavo che era tanto facile.
Ovviamente voi pensate che quando io ero ricoverata in ospedale, Mike comunque si è impegnato per portare in alcune sere le live ed era difficilissimo. Non era facile. Far finta che tutto fosse rose e fiori. Sì, facevo così, ragazzi. A pranzo andavo all'ospedale, poi tornavo a casa, registravo, andavo all'ospedale, tornavo, andavo in live. Era una cosa veramente... Però paradossalmente, diciamo, tutto questo periodo a livello proprio del lavoro è uno dei migliori in assoluto. Beh, perché sicuramente, ragazzi, il fatto di avere una grande gioia sì, dà un sacco di forza, no? E quindi poi perché sono finita a casa dei miei? Perché ovviamente avevo bisogno di un aiuto costante. Io stavo annichilito, ragazzi, la voglio vedere. Però fatto sta che adesso, arrivati quasi alla fine del sesto mese dall'altro, quasi a metà del sesto mese, possiamo finalmente condividere questa gioia con voi, anche perché io di mettermi i maglioncioni, devo pubblicare foto vecchie di 18 anni fa, dove mi dite perché sei incinta, si vede un po' di pancia, ma è di 2 anni fa la foto. No, l'ho magnato. L'ho magnato. Non so quanto si può capire questo discorso, è molto legato alla scaramanzia, secondo me. Se vero, non ci passate non potete capirlo, però... In Italia c'è un grande tabù che è molto di questo paese, e questo tabù è su quella che viene chiamata infertilità, purtroppo. Nel nostro caso idiopatica, cioè nel senso che non abbiamo patologie che la spieghino. Lui sta benissimo, io sto alla grande. Vabbè, che tu stia benissimo, io stia benissimo. Diciamo che non da quel punto di vista. Da quello che serve, per un figlio siamo tutti e due benissimo. Bene. Pure di più del bene. Sto benissimo. Sto ragazzi, sto proprio benissimo. Sono una bomba. Cioè, voglio specificare una cosa, ragazzi, che quando si parla di infertilità, non si parla di sterilità, cioè di impossibilità di avere figli, ma si parla di infertilità quando c'è una... dopo un anno uno non riesce nell'obiettivo, e quindi vuol dire che c'è qualcosa che potrebbe impedirlo, che lo sta rendendo difficile, ma non vuol dire non poter arrivare all'obiettivo, assolutamente. Questa è un'altra parte del dolore che ci ha poi portato ad essere così scaramantici e a farvelo sapere così in ritardo. È perché, ragazzi, noi siamo passati, prima di arrivare a questo punto, veramente in mezzo a tanti fallimenti. La cosa più brutta è il senso di impotenza, cioè questa è una cosa sul quale tu non hai assolutamente il controllo. Puoi comprare tutti gli stick d'ovulazione del mondo. Allora, lo so che a voi non importa niente, però sono sicuro che dall'altra parte questo video potrebbe arrivare a qualcuno che sta vivendo queste stesse situazioni, perché, come vi dicevamo prima, è una cosa di cui non se ne parla tanto, ma esiste. Voi ci volete un sacco di bene, è bellissimo, io sono contentissimo di condividerlo con voi, no? Però insomma, penso che sia un anno che tutti ci scrivono. Un anno da appena ci siamo sposati, quindi 2 anni, no? Ovviamente c'è quella richiesta quando è un figlio, cioè uno mi ricordo mi ha scritto, no? Ma voi un figlio mai, eh? Ma che compro al supermercato, cioè? La classica frase che ti dice la zia che non vedi mai ai compleanni, no? Oh, ma te la fidanzatina? Ma se sei sposato? Oh, ma un figlio quando lo fai? So che uno lo fa bonariamente perché proprio c'è questo affetto e si vuole vedere l'altro felice. Però, diciamo, per chi vive la situazione, e ovviamente non lo sai, perché noi non avevamo mai messo, cioè non è che metti i cartelli, capito? È come se metti il dito nella piaga, è come se tu c'hai una ferita e ogni volta te la stuzzicano. Questo ci tengo a dirlo, no? È vero, tutto l'affetto del mondo, è vero, uno si sposa e fa la classica domandina, ma il figlio, però vorrei che arrivasse anche questo, cioè chi sta dall'altra parte, cercate di essere un po' più sensibili verso gli altri, perché magari voi non lo sapete, ma quella coppia a quale state facendo quella domanda sta proprio vivendo un momento difficile come quello che abbiamo vissuto noi. Non puoi saperlo. Semplice, non puoi saperlo. Ambra ce l'ha in canna questa, ragazzi. No, volevo dire che comunque, devo dire, da parte della nostra famiglia c'è stata tantissima comprensione, perché anche se noi non parlavamo dei nostri problemi, nessuno è stato là mai a chiederci ma figlio. No. Non abbiate paura a farvi aiutare, perché ci sono tantissimi angeli su questa terra, ma soprattutto basta partire dalle cose piccole, fare le analisi, fare i controlli e non aspettare sempre che le cose cadano dal cielo, ma anche attivarsi e combattere per i propri sogni. E a noi c'è un anno che non arriva, ragazzi, andate a fare tutti gli esami possibili. Allora, so che voi siete la maggior parte giovani, tutte queste cose vi importerà più avanti, però magari l'avete sentita. Comunque, se volete un approfondimento, sicuramente Ambra da adesso in poi ne parlerà tantissimo sul suo Instagram. Però andava detto anche perché sui social, ragazzi, sembra sempre tutto un po' facile, no? Quando vediamo quella è incinta e l'altra è incinta, non è che si metteranno a raccontare storie loro o quello che vabbè, ma in realtà vabbè perché noi siamo sfigati. C'ho 3 PlayStation 3, ma non solo. No, scusa, 3 PlayStation 5. E vabbè, però tutto il resto non ce l'ho. Scusate. Ma che pezzo di cuore.
cuore. Eh no, mezzo cuore, è questo che è? No. Per noi è stato difficile, per voi no. Quindi mi raccomando, sempre sesso protetto. Fin quando non siete pronti. Ma anche vi dà un sacco di malattie venerie. Quindi ragazzi, non dovrete aspettare troppo per scoprire che cosa ci sarà qui dentro. Io veramente non vedo l'ora, ragazzi. Sono contentissimo di condividere con voi sta cosa. È un passo in più, cioè siamo cresciuti insieme. È una cosa, è bellissima sta cosa. Allora, da parte mia non cambierà niente. Per voi non cambierà niente, per me cambierà tutto. Voi state tranquilli, video, live, cioè, non cambierà nulla. Mentre ragazzi, sono veramente curioso di scoprire come cambierà la mia vita. Perché questa è una cosa veramente grande. È una cosa enorme, Zoe si è messa già sul cuscino. Comunque sui social quindi vedrete un sacco di foto di Baby Mitch. Perché per il momento questo è il suo nome. Per il momento è un Baby Mitch. Potrebbe essere una Baby Mitch o un Baby Mitch. Votate, non lo so. Allora, sarei stato contento sia maschio che femmina. Però questo qua sono particolarmente contento. È vero. Donateci la vostra energia, perché stateci vicini, perché comunque è una bellissima cosa. Però noi stiamo ancora tutti là. Poi insomma, in questo periodo ragazzi non è proprio semplice affrontare una gravidanza con il periodo Covid. Posso dirvi che è infatti, un'ansia in più. La cosa brutta è che per esempio quando si vanno a fare le visite io non posso entrare, non lo posso vedere. Ma voi sì, perché guardate qua ragazzi, questa è la primissima immagine spoiler di Baby Mitch. Che state vedendo? Potete fare il vostro pull maschio a femmina. Tanto non fa mai il volto. Vabbè, sentito il cuore, sentito il cuore. Sì. Che spero non abbia ripreso da me, perché pare sennò no, per il momento. Pare no, vabbè. Ragazzi, comunque questo è il video. Questo è il video più faticoso. Se... Un po' vorrei piangere in questo momento. Piange, sì, metto nel copertino. Sono emozionata. La cosa bella di questo momento è che Lola sentiamo. Sì, sì. Fa le capriole, da colpi, si gira. Cioè, ho preso tutta pancia, quindi è stato abbastanza semplice. Alzati un po' in piedi, faccela vedere. Oddio, io ho un po' paura, sembra una cosa molto delicata. No, diciamo che Mike è un papà super apprensivo, che è una cosa secondo me dolcissima. Non è che sto apprensivo, cioè sto attento. È un po' preoccupato. Vero? Spero che sarete con noi anche per questa fase della nostra vita. Poi la prima comunione faremo il video. Sicuramente, ecco, dal prossimo anno cambierà anche... Sicuramente il mio profilo Instagram sicuro cambierà. Oh, ma tu diventi una MILF. Eh sì. E io divento un filf. No, un filf. Sì, che diventi? Un father I like to fuck. Ah. Scusate tutti quelli che ho scammato in questo periodo. Però insomma, spero che adesso sia un po' più comprensibile il mio essere sparito un po' ovunque. Anche sui social io ho fatto pochissimo. Ah, e considerate ragazzi che anche i nostri amici abbiamo detto. Sì, sì. Tre giorni fa, cioè. Qualche giorno fa, cioè una cosa. Con il fatto della quarantena abbiamo tenuto tutto nascosto. Eh sì, perché oggi abbiamo fatto l'ultima visita. Sembrerebbe tutto a posto. E quindi allora siamo un po' più tranquilli nel dire ok. Poi vi racconteremo bene tutto quello che abbiamo passato. Magari nei prossimi giorni farò delle stories dedicate, così almeno potete fare tutte le domande del caso e vi rispondo sul profilo senza levare qui troppo tempo, fare troppa retorica. Che non ma ci in piace. Un talk show show. Non so quando scoprirete il sesso, potete provare a indovinare, ma io sono veramente contento. Niente. E vi aggiorneremo via social, soprattutto sul mio profilo, prevalentemente, e vi terremo lì aggiornati. Sì. Vedrete tante foto di pancia. Quindi dal vostro filf e dalla vostra milf è tutto e dal pancione. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao.